Giacigli? Da dove arriva? Io forse mi sono addormentato sull'autobus. No, non sapevo se mi potevo svegliare vivo o morto. Però sono arrivato. Ecco, allora si sbrighi, dobbiamo terminare di compilare la scheda per la cartella clinica con i dati aggiornati. Ecco, per favore, basta con questo rumore Sembra di mezzanotte. fondo e Sembra occorre mezzanotte. Facciamo il silenzio, gioco delle sedie. occorre concentrazione. Chiedo a tutti un comportamento decoroso e lei la smetta. Quindi nome, Orfeo. cognome. Giacigli. Età, ecco, 30 anni. professione, Io sono un magazziniere di poltrone. poltrone. Per arrivare a una corretta diagnosi semeiologica ci vorrà un'eternità. Morfeofobia, quindi lei ha questo pericoloso rapporto con l'assopimento, con il sonno. Non è un pericoloso rapporto da parte mia, dovrebbe essere per tutti quanti. Non è una fobia, è uno stile di vita. Quindi negazione della propria situazione, ma le provoca anche ipoacusia e disartrie catatoniche? No. Ecco, e che tipo di farmaci le sono stati prescritti? Molti tipi di farmaci, dei calmanti. Ma non ne prendo nessuno. Non ne prende nessuno, se le hanno prescritto questi farmaci. Ma le pare che... Evidentemente è fondamentale alla base della sua terapia che questi farmaci vengano assunti con regolarità. Ma le pare che io prendo un farmaco che mi faccia dormire se ho paura di dormire perché potrei morire da un momento all'altro. Io creo delle pozioni fatte in casa per cercare di non dormire che mi danno energia. Pozioni! Assolipsismo, dirigismo. Vieni qui! Non mi faccia incacchiare, la prego, non voglio che mi esca fuori. Potrebbe anche essere causato da una dissaldatura dell'anello sinaptico, bisognerà fare assolutamente una radiografia di stampo Beh, neurologico io gli a ho detto che questo faccio il punto. magazziniere, non il saldatore, non sono metalmeccanico. Quindi le prescrivo immediatamente un RX cerebrale. Frequenza delle crisi. Non ho crisi io. Ogni tanto mi arrabbio, ma... Cioè, non lo Ma nota qui in nessuno. realtà risulta uno stato di aggressività permanente e quindi risultano addirittura delle denunce a suo carico. Non è vero, erano tutte accuse false. Anche quando ha mandato in ospedale 5 persone al supermercato. Eh no, erano state avvelenate da un prodotto che hanno comprato lì e sono andate a reclamare e si sono sentite male. Per questo avevano braccia rotte e lividi in tutto il corpo. Sì, certo, era un alimento con un batterio che mangiava il calcio nelle ossa. Ma può essere, può essere. E questo signore che ha sporto denuncia nei suoi confronti per frattura multipla del bicipite tricipite? Non lo so questo, non me lo ricordo. Quindi lei non ricorda Sì, esattamente. ricordo tutto, ero sopra il pensiero, mi sono appena svegliato, ho paura ancora. Lei addirittura è stato scarcerato per poter partecipare alle sedute terapeutiche, previo un ricovero dal professor Hofenbraun, Ma io sono che buono, cioè... fortunatamente abbiamo qui in Italia, perché altrimenti io non saprei veramente nel suo caso chi potrebbe aiutarla nell'ambito clinico. Posso andare a casa? Raffigurazione di una casa, che cosa le viene in mente? Oddio, mi suscita uno stato d'ansia. Chissà quante persone sono morte nel sonno a causa di ingestione di insetti, soprattutto nel periodo estivo, dove gli scarafaggi si accoppiano e si riproducono in maniera catastrofica. Ma lei ha anche delle turbe audiologiche specifiche? Se invece le mostro questa bottiglia d'acqua. Stavo per strozzarmi durante il sonno, Ah, mentre quindi ha sto... dormito! No, io non ho dormito, io Io non ho vorrei dormito. capire
con quale autorità lei sta rivolgendo questa domanda? Ha detto lui. Ecco, per favore, non si può assolutamente commentare. Non ho dormito. Allora io prego un comportamento adeguato da parte di tutti, mi aspetto un rispetto e vi ricordo che noi siamo qua per condividere. Sì. E lei la smetta di fare maleducato. Continuiamo il test. Se io le faccio sentire questo suono che assomiglia al suono di un mazzo di chiavi scosso. La smetta, la prego. Mi è venuto in mente quando i miei vicini sono stati sterminati da due ladri e sentivo questo rumore nella notte dei ladri che cercavano di scassinare la serratura e le chiavi che caddero e dopo il silenzio eterno. Oh, un aggravante simbolica. Questo gesto che cosa le evoca? La legge della L.